Bentornati, seconda parte di LBA On Air. Vedete com'è il basket, la formazione è quella tipo, ovvero Guido, Jack e Gaia. Fra poco, nella terza, arriverà, come dicevamo, Dino Meneghin, il nostro ospite per questa prima puntata del 2019. Allora, come sempre, seconda parte dedicata ai giovani, con Gaia, ma anche con i nostri giocatori, e ovviamente il mezzo per parlare tra voi, diciamo, di un'altra epoca, internet, Facebook, WhatsApp, insomma, tutti i tipi di social che ci aiutano anche quando i giocatori, per motivi ovviamente tecnici, non possono essere con noi. Chi siamo andati a trovare per questa settimana? Questa settimana la mia vittima è Abbas e mi ha raccontato un po' del suo matrimonio, abbiamo chiacchierato con sua moglie, è stato molto simpatico anche lui. Quindi uno spicchio di luce in un momento non felicissimo per Brescia, sicuramente loro torneranno perché sono una squadra fatta per entrare in prima fascia. E io ho sbirciato mentre tu producevi, devo dire la verità, molto molto simpatico anche l'ambiente familiare di casa Bass. Possiamo andarlo a vedere. Guardiamo. So che ti sei sposato quest'estate, raccontami un po' quel giorno. Allora sì, per noi è stato un giorno davvero magnifico perché è un giorno davvero speciale, abbiamo fatto vedere il nostro amore, quanto ci amiamo davanti ai nostri genitori, davanti ai nostri amici. Io sono di religione musulmana, mia moglie è di religione cristiana, quindi diciamo sono state tante culture diverse, i miei familiari vestiti in modo africano e poi gli altri della parte della famiglia di mia moglie vestiti in modo normale. Raccontami come vi siete conosciuti. Nell'aprile del 2015, se non sbaglio, sì, niente, eravamo in un locale e ci siamo intravisti, ci siamo conosciuti e poi da lì in poi è iniziato tutto. Bene, so che tu sei un appassionato di sneakers, me lo confermi? Assolutamente sì. Ma quante scarpe hai? Ne ho tante, qua a Brescia ne ho poche, perché alla fine, bene o male, per fortuna riesco ad andare anche a Milano ogni tanto, quindi a Milano ne ho un bel po'. Guarda, tu sei obbligato a cantare, devi sapere questa cosa, perché io ho scoperto che voi giocatori di pallacanestro avete questa fantastica dote, e quindi ho deciso che in tutte queste videochiamate dovrete esibirvi in un pezzo a vostra scelta, chiaramente. Poi io decreterò il vincitore a fine stagione. Quindi, guarda, okay, Scegli un pezzo. Io lavoro per la Lega, quindi devi per forza dire di sì. Allora vado su una canzone, vado sul sicuro. Vai. Metto questa, Probabilmente tanti non la sapranno questa canzone, okay, però fa niente. Fa niente, l'importante è... My parents say I love you. Hey, my body, I know all, oh baby. Pass me videos, I got you. Basta sin a luci, I know all, oh baby. Nadu, shararapom. Nadu, sharao. Nadu, sharao. Nadu, sharao. È stata la nostra canzone al matrimonio, cioè una delle nostre canzoni. Quindi. Che romantico. Ma chi porta i pantaloni in casa, tu o lei? Tutti e due. Tutti e due, questa è una risposta diplomatica. Pantaloni? No, non nel senso fisico. Nel senso chi comanda. Ma chi comanda? Non avevo capito il senso. So che sei un appassionato di 3 contro 3. Assolutamente sì. Sono un grande appassionato perché fino a quando ho avuto 20 anni, credo, io andavo a fare il torneo di David a Riccione, quello delle finali nazionali. E niente, alla fine questa passione ho cercato di trasformarla creando un torneo con Giacomo Bloise, che
Vieni qua che ti voglio conoscere, dai, un saluto. Raccontami un po' com'è questo Abbas al di fuori del campo da basket? Diciamo che è veramente uno sportivo a 360 gradi, quindi vive veramente lo sport sempre, quindi si mangia bene e quindi dieta anche io. Ma io non la costringo a fare la dieta, è lei che vuole seguire. Quindi... Vabbè, se no deve cucinare doppio. Infatti, è per questo esattamente. Avrà Diciamo che è un questo. difetto. Sì, è disordinato, ecco, quindi è per quello che io stavo passando il Me lo puoi fare un saluto nella tua lingua? Guido Bagatta, Jagalanda, Nageshe. Direi perfetto. Nageshe, cos'era? Nageshe. Bisogna pronunciarlo bene perché si rischia di sbagliare. Comunque la seconda strofa della canzone l'ha sbagliata, io la conosco benissimo, l'ha sbagliata. Allora, tenero, abbiamo scoperto una parte di Abbas, brava. Gaia, ricordiamo anche che Abbas probabilmente è il miglior atleta italiano, di passaporto italiano che abbiamo, perché è un atleta spaventoso. Quest'estate è andato in NBA, ha fatto la Summer League con Oklahoma City, un'esperienza, credo che non avesse speranze di fare la squadra, anche se onestamente in NBA c'è gente che Io lo vedrei bene comunque, è più anche di scarsa di là, lui. Deve stare assolutamente. tranquillo se non ce l'aveva in testa, se ci vuole riprovare con tutto il cuore, vedendo tante partite NBA c'è gente molto più scarsa, anche molto meno atletica e con meno proprietà. Di Abbas e niente, speriamo. Tra l'altro, parlavo di 3 contro 3, ricordiamo che è l'Olimpiadi di Tokyo, quindi manca ancora un anno e mezzo. Ci sarà il 3 contro 3 e noi in teoria dovremmo schierare una squadra e lui potrebbe essere uno dei nostri alfieri giocatori. Brava, adesso poi torneremo anche Grazie. con te. Adesso noi andiamo a parlare di MVP per una giornata che ci ha Bene. dato un po' di soddisfazioni, direi, perché ci sono state delle prestazioni notevoli. Vediamo chi sono le 4 nomination per il migliore in campo. Di Kiefer Sykes abbiamo già parlato, poi c'è Scott Benford, Alex Avramovic e Davon Jefferson, il pivot di Cantù. Le cifre le vedete, possiamo vedere anche qualche immagine che riguarda ognuno dei 4 nominati, nel senso buono del termine. Sykes, abbiamo detto 31 punti, 4 rimbalzi, ricordiamo che ha fatto 1,80, forse neanche. 7 assist, questi ci stanno tutte, le assistenze, un Sykes che a un certo punto è entrato in the zone, come si dice in inglese, nella zona, ha preso per le corna la partita, l'ha portata quasi a casa da solo. Molto caldo da fuori, da sotto, penetrazioni, con anche, lo dicevamo prima con Jack, una schiacciata che, eccola qui, che fa spavento, Boom. perché decolla, guarda qua, decolla letteralmente. Mi ricordo un po' Spadweb in quel movimento, Ci ho Spadweb anche giocato insieme a Spadweb a piccolino degli tempo a Atlanta Hawks. Verona. Qui abbiamo già cambiato pagina, Scott Benford, Sassari con la vittoria della scorsa settimana, la scorsa giornata, è tornata in corsa per le Final Eight di Coppa Italia. Questo è uno che ha una manina di quelle che raramente si trovano in Leader di giro. Sassari. Assoluto, leader di Sassari assoluto, se Assolutamente. lui gira, gira anche la squadra. 22 punti, grandissimo tiratore da 3 punti, passa anche bene la palla, ha smerciato 6 assist per l'occasione. Voltiamo pagina, andiamo a trovare questo giocatore che io amo chiamare Psycho, e che non è un'offesa, è un pregio perché ha la faccia sempre di uno che è invasato, e lo è per il basket. Alexa Avramovic in questa vittoria facile di Varese sul campo di Pesaro. Per il serbo di Kaja, 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Anche lui è un giocatore fisicamente strapotente, è uno che quando è in giornata, soprattutto se fa questo tipo di canestri, non lo marchi neanche Un'intensità di morto. gioco superiore, Cantù torna alla clamorosa. vittoria dopo 8 sconfitte consecutive e lo fa grazie ovviamente a un gioco di squadra con Trieste, scusate, ma soprattutto grazie a questo giocatore, Devon Jefferson. Ho detto Trieste e Pistoia, non ne ho beccata una perché la partita, come sapete, è tutt'altra. Va bene lo stesso, però ogni tanto sarà ancora il prosecco di fine anno. Devon Jefferson, che tra gli americani di Cantù nel momento dello sbandamento sembrava quello più fuori dagli schemi, più fuori da quello che voleva Paschutin, invece ha giocato una buonissima partita. È un pivot un po' Assolutamente. particolare, Un pivot particolare, però ha saputo sfruttare bene, diciamo, un po' i problemi di Pistoia vicino a canestro e soprattutto difensivi.
e quindi complimenti a lui, perché comunque si è dimostrato in un momento difficile della propria società e della squadra, ha saputo essere leader in campo. Ovviamente era la partita con Pistoia, quella che abbiamo visto, la partita che ha ridato un po' di ossigeno a Cantù, che si stacca dall'ultima posizione, abbiamo già visto la classifica, lasciando in ultima posizione con 6 punti la squadra toscana. Allora, a questo punto, quanto abbiamo? Abbiamo ancora 1:30, una volta tanto abbiamo tempo, di solito siamo sempre invece con l'acqua alla gola, vedremo quale, anche se si può forse già capire da quello che abbiamo detto, quale di questi 4 è il giocatore che viene eletto dal pubblico della Lega, del diciamo che per il momento e per l'importanza di quella partita potrebbe essere qualche indizio ce l'abbiamo, qualcosa possiamo uno dire. In maglia verde. Una domanda, Jack, una domanda diciamo tecnica. Molte volte leggendo l'MVP troviamo un giocatore che fa qualcosina di più per se stesso e fa vincere la squadra, qualche altra volta no. Tipo la scorsa volta Kraft ha giocato bene lui, ma ha fatto giocare molto meglio la squadra. Questa volta, diciamo, se fosse Sykes, sì, ha distribuito 7 assist, ma è stata la sua prestazione personale che è stato il quid che ha dato più il là ad Avellino. Se tu dovessi scegliere, preferisci un giocatore che diventa MVP perché fa giocare tutti bene appassionatamente, o il classico il Mike James che quando vince lui con l'ultimo tiro all'ultimo secondo? Ma diciamo, risolvo in questa maniera: il leader vero, occhio, ti voglio mettere in difficoltà, il leader vero è quello che fa canestro quando serve, quindi non deve assolutamente mai pensare a se stesso, ma deve dire: io metto il mio talento, la mia capacità in funzione della squadra, cioè devo fare canestro. Se nessuno fa canestro, allora ci penso io, però se vedo un compagno vicino a canestro e in quel momento posso tirare, però lui può far canestro più facilmente, quindi passo la palla benissimo. 31 di quindi Sykes, cioè, non posso dire Kraft. No, Mike James, perché Mike James fa anche questo, quindi però diciamo che Sykes è stato in questo frangente, secondo me è stato bravo, perché ripeto, non ha trovato sia conclusioni personali ma anche conclusioni date dal gioco di squadra, e ha messo in gioco la squadra, ha difeso. Sto preparando la domanda delle domande. Se avanti così, fra un po' ti chiederò tra Sykes, Mike James e Kraft chi prendi, e ti voglio vedere, perché è quasi Kraft. Impossibile. Kraft. Una volta si diceva, ti ricordi, cose buone dal mondo, la pubblicità, c'era una K al posto della C per il cognome, una pubblicità di un'azienda alimentare. Abbiamo chiuso questa era la seconda parte. Sì, ho detto Kraft solo per dire il terzo incomodo, okay. Però per uno dei 3 va bene. Tra poco sul divano arriva Dino Meneghin, l'ospite della nostra puntata, e poi niente, con lui troveremo molti argomenti, storie del basket, ma anche i tempi moderni per uno che ha fatto veramente la differenza in campo e fuori. A fra poco.